Però colgo l'occasione per dire che molte volte, essendo un utilizzatore di mezzi pubblici, dal lontano 2008 ho rinunciato ad avere la macchina e prendo il famoso e dannato trenino a Roma Lido che si ferma un'ora sì, un'ora no, che purtroppo molte volte le persone mi dicono: ma i Verdi esistono ancora? E io dico: ma sì, certo che i Verdi esistono ancora. Il problema è che noi facciamo tante battaglie, ma solo il sistema informativo radiotelevisivo italiano non se ne accorge, e invece invita Corrado Passera, questa formazione Italia Unica, e mi domando e domando: ma qual è la differenza tra Corrado Passera e Angelo Bonelli? Perché Corrado Passera viene invitato e può rappresentare le proprie istanze e i Verdi non possono essere invitate? Sarà forse la differenza del conto corrente bancario? Sarà la differenza del fatto che lui è più importante, o non so, è stato ministro del governo Monti che però ha messo in ginocchio l'Italia? Queste sono domande che francamente in una democrazia dovrebbero essere date. Perché i Verdi sono espulsi dall'informazione e un tipo, una persona come Corrado Passera sta in televisione dalla mattina alla sera?